Incredibile, ragazzi. Questo addirittura il cassettino dove si metteva l'olio. Ragazzi, c'è ancora l'aglio. Ragazzi, l'aglio. Ah, ragazzi, guardate. No, ragazzi. Ragazzi, le spezie. Oddio. No, ragazzi. Ragazzi, in questo momento mi trovo in Campania. Sono qui, sono venuta dalla mia famiglia. Come sapete, io sono napoletana. Sono in un quartiere di Napoli dove mi sono trovata inaspettatamente nel bel mezzo di un'esplorazione. Ragazzi, passeggiando ho scorto da lontano un camper abbandonato. Ebbene, ho cercato di girare intorno al perimetro anche perché si vede anche una casa sicuramente abbandonata. Ho cercato di girare intorno al perimetro per vedere se c'era un accesso per poter vedere cosa sta. Ragazzi, ho trovato questo ingresso completamente libero che a quanto pare porta sia alla casa che al camper. Vediamolo insieme, vediamo se riusciamo ad avvicinarci al camper. Ragazzi, questa casa mi dà l'idea proprio della casa di un serial killer. Vabbè, vi porto con me e vi faccio vedere. Allora, ragazzi, sto entrando. Guardate quanta vegetazione. Dall'esterno a distanza si sentivano dei cani, ma comunque qui è tutto aperto. E di fianco c'è un parchetto, un boschetto, un parchetto, e ci sono veramente tanti cani. Allora, qui c'è un cartello, però è completamente, ragazzi, se vedete, è completamente aperto. C'è scritto anche attenti al cane. Ragazzi, eccolo. Il camper. Ragazzi, qui sembrerebbe veramente tutto abbandonato. Questa è la casa. Ah, c'è anche un gatto. Ragazzi, adesso proviamo ad entrare nel camper. Madonna, ragazzi, un camper ricchissimo. Ragazzi, è veramente inquietante questo camper. Questo sarà un camper veramente degli anni 70. Ragazzi, adesso ve lo faccio visitare. Non so se c'è una torcia, perché vi ripeto, sono vestita inadeguatamente ed ho anche, non ho anche, neanche l'attrezzatura adatta. C'ho semplicemente un telefono e un'asta, proprio perché l'asta a volte comunque me la porto per fotografare la mia città. Forse c'è una torcia da qualche parte piccolina. Vediamo. Ragazzi, veramente inquietante questo posto, però al momento non vedo proprio nessuno. Adesso vi faccio vedere, però i cani si sentono. Ragazzi, guardate qua. Queste sono le chiavi del camper, così. È una corda, non lo so. Faccio anche silenzio. Adesso proviamo a visitarlo. Vi faccio vedere. Come vedete, non ho l'abbigliamento adeguato. Ovviamente, ragazzi, non c'è con me Gianluca Zaccaria, ma in questo momento mi sento comunque di rappresentare il gruppo Ricerca Paranormale Taranto. Ragazzi, guardate questo camper, come è vecchio. Quanto è vecchio. E in che stato è? Vi faccio vedere da vicino. Come vedete c'è una torcia di quelle lì proprio, insomma, da auto, diciamo, che ce l'ho di solito in macchina quando non trovo le cose. Ragazzi, guardate. Guardate in che stato è questo camper. Vediamo che sta. Ragazzi,
guardate la tendina. Tendina che ancora funziona, funziona ancora la tendina. Ragazzi, questo è un mobiletto. Vediamo un po'. Ok, prendiamo la. Ma non so che cos'è questo. Io non lo so che cosa può essere. Secondo voi, che cosa potrebbe essere questo? Poi in terra. Qui c'è un. Anzi, questo è una. Non lo so. Sembra una cintura, ma non è. È una specie di fibbia. Mamma mia, inquietante, ragazzi. Non lo so che cosa ci dovevano attaccare vicino a sta fibbia. Sembra veramente la casa di un serial killer. La casa è il camper di un serial killer. La location di un serial killer. Ragazzi, allora vi faccio vedere. Qui c'è un libro. Vabbè, questo è un libro di giardinaggio, secondo me. Ragazzi, questo è un mobile. Non ho tanto spazio perché è tutto piccolino qui. Allora, aspettate, metto la torcia. Vediamo qua che sta. Semplicemente un frigo. Vedere bene con la torcia, completamente vuoto. Guardate questa cucina, ragazzi, questa cucina. Guardate, questo è il piano cottura. È incredibile, ragazzi. Questo addirittura è il cassettino dove si metteva l'olio. Ragazzi, c'è ancora l'aglio, ragazzi, l'aglio. Oh, ragazzi, madò. I barattolini del sale, ragazzi, qui è tutto pieno ancora. Aspettate, ragazzi, guardate che cosa sto trovando. No, vabbè. I barattolini del pepe. Questi sono dei cassettini. Però all'interno non c'è niente. Guardate com'è. Su questo piano c'è di tutto. Ah, ragazzi, guardate. No, ragazzi. Ragazzi, le spezie. I piatti. Questo è un colapiatti. Ragazzi, mi sto aiutando con la torcia, non è facile per potervi far vedere bene. C'è anche una macchinetta del caffè. Oddio, ragazzi, guardate. Questi sono dei mestoli. Sì, sono delle pinze per prendere sicuramente spaghetti, alimenti. Però vi voglio far vedere. Aspettate un attimo se riesco a piazzare. Che cosa sta qua? Ragazzi, guardate. Guardate cosa ho trovato. Aia, macchinetta o caffè? E stiamo a Napoli, per forza, non poteva mancare. La regina di Napoli. Ragazzi, faccio silenzio, silenzio. Non so se all'improvviso possa arrivare qualcuno. Ragazzi, quanta roba, quanta roba. I piatti addirittura. Adesso qua, che cosa sta? Un appendino di stoffa. Fantastico. Sicuramente se stava Gianluca gli sarebbe piaciuto tantissimo visitare questo camper. Ragazzi, vi ripeto, io mi trovo a Napoli. È veramente una esplorazione in solitaria perché è veramente inaspettata. È un posto che ho trovato così per caso e non potevo non esplorarlo. Non sapevo neanche se era accessibile. Ma nel momento in cui ho visto che era completamente aperto, come facevano ad entrare? Ragazzi, guardate qua. Ragazzi, cos'è questo?
cuscino, delle crucce. Ragazzi, vediamo che sta qua, sta una porta. Ragazzi, è piccolo comunque, è molto piccolo, è il camper. Questa è una porta, vediamo. Ah, il bagno, ragazzi! Ragazzi, l'avete mai visto il bagno di un camper? Com'è piccino! Oddio, lo specchio! Ragazzi, ma questo forse per asciugare... Che cos'è qua? Un quadro elettrico? Non lo so. Ragazzi, ci sta ancora il bagno schiuma. Vi faccio vedere con la torcia perché è tutto buio qua dentro. Ragazzi, la tenda della doccia. Guardate la tenda della doccia com'è inquietante. Pendini. No, ragazzi, veramente io non ho parole. Diciamo che era il mio sogno nel cassetto di visitare il lavandino. Guardate il lavandino, ragazzi. E qua che sta? Lo spazzolino. Ragazzi, non riesco a tenere il telefono e la torcia contemporaneamente. Sto cercando comunque di farvi delle riprese per farvi vedere qua sotto, vediamo che sta. No, vabbè, qui saranno gli scarichi. Allora, ragazzi, vediamo qua che sta. No, ragazzi, un mattarello. Un mattarello per... No, vabbè. Ragazzi, per adesso... Adesso non sto vedendo nessuno, però questi qua sono un po' inquietanti, questi gancetti, eh? Chissà che magari il serial killer ci possa appendere qualcosa. Ragazzi, guardate qua. Ragazzi, non sento neanche più i cani. Vabbè, ragazzi, qua è completamente vuoto, mamma mia, a terra non vi dico che cosa sta. Guardate il pavimento. Com'è il pavimento? Che carino! Ragazzi, il pavimento fa pensare proprio anni 70, è vero? Ragazzi, guardate questo appendino. No, vabbè. Aspettate che riesco ad appoggiare la torcia, forse è meglio. Questo è un calzascarpe. Mamma mia, ragazzi, quante ragnatele. Ragazzi, io non lo so se questo è stato un posto sicuramente. Guardate qua, questo è il retro che si apriva evidentemente da dietro. Questo sicuramente è un posto che è stato anche forse dimora di nomadi momentaneamente, non lo so. Sicuramente vi posso garantire che in questo momento è completamente abbandonato. Mi sto allontanando piano piano, è tutto qui, ma è veramente fantastico, ragazzi, non potete immaginare che cosa sto provando in questo momento. Non mi aspettavo neanche di riuscire a visitarlo, perché io l'avevo visto dall'altra parte, da lontano, e ho capito subito che era un camper abbandonato. Ragazzi, qua c'è un... non so, questa è un'agendina. Oddio, che cos'è? Ragazzi, un'agendina. Non lo so che cosa poteva essere. Questo forse per le luci. Questa corda è sempre più inquietante comunque. E la chiave, ragazzi, fantastica la chiave.
qua è per il tettuccio. Per aprire il tettuccio, ragazzi, penso che l'ho visitato tutto. Guardate questa tenda. Ah, guardate qua. Guardate qua. Quest'anta con lo specchio. Ragazzi, guardate questa tendina. Sto sentendo dei rumori, ragazzi, vado a vedere, adesso scendo. Ragazzi, sto scendendo. Vabbè, ragazzi, questa corda, cioè, sento dei rumori, sento dei passi. Ragazzi, queste chiavi sono bellissime. Le chiavi appese qui. Scendiamo, ragazzi, io purtroppo ho un abbigliamento inadeguatissimo. Vabbè, me lo faccio vedere bene dall'esterno. Guardate qua, questa è la porta all'interno. Ragazzi, sto cercando di farvi le riprese il meglio possibile da quello che poi ho imparato guardando, osservando Gianluca Zaccaria del gruppo ricerca paranormale Taranto. Ragazzi, in questo momento comunque io rappresento il gruppo ricerca paranormale Taranto, anche se non c'è lui, perché per forza di cose, perché io, vi ripeto, mi trovo qui a Napoli dalla mia famiglia, come faccio sempre periodicamente, e mi sono imbattuta in questa esplorazione, ma comunque sono sempre nelle vesti del gruppo ricerca paranormale Taranto, del quale faccio parte, lo sapete. La parte posteriore è bellissima, ragazzi, guardate, c'è la scaletta. Cerco di fare la ripresa. Il miglior modo possibile. Allora, ragazzi, adesso faccio silenzio che ci sono dei cani. Ragazzi, non è coraggio, è proprio voglia di esplorare, ve lo posso garantire. Qua c'è un bel gatto nero, c'è un gattino nero. Ciao, ciao. Ragazzi, questa è la parte anteriore, è la parte anteriore. E davanti non so se lo posso riprendere davanti, ragazzi, adesso vediamo, non so mamma mia, ragazzi, questo sembra veramente un posto dove un serial killer tranquillamente potrebbe tenere qualche persona. No, ragazzi, guardate un po', che cos'è secondo me, un pollaio, boh. Guardate avanti com'è il camper. Ragazzi, guardate che cosa sto trovando, era destino che dovevo entrare qua. Queste sono le tipiche tazzine pugliesi che si trovano anche a Grottaglie, no? Le ceramiche di Grottaglie. Quando è il destino che ti deve chiamare in un posto. Ragazzi, comunque i cani erano davvero bravi, anzi veramente si sono anche allontanati. Non lo so, forse faccio paura pure ai cani. Forse sono io che faccio paura ai cani, meno male. Non so qua cosa sta. Ma sicuramente adesso proverò ad entrare nella casa, ragazzi, guardate. Comunque il cancello è aperto, Non vi faccio vedere. Guardate un po' qua che sta. Ragazzi, sono entrata. Da qui vedete è completamente aperto e ho scavalcato, però c'ho la gonna perché non era prevista questa esplorazione. E per oddio, no, ragazzi, è incredibile quello che sto trovando. No, ragazzi, guardate qua, ragazzi, questa scala che porta al piano superiore, che poi in realtà all'interno ci sarebbe una scala, mi dà l'idea della scala di Pretty Woman, del film Pretty Woman, quando lui arriva con il mazzo di rose
E lei porta i fiori, Richard Gere, e sale sulla scala per portare i fiori a Julia Roberts. Mi dà proprio quell'idea, ragazzi, guardate quanto è inquietante. Sembra veramente la casa di un serial killer, che speriamo che non si faccia vedere questo serial killer, perché sennò sono veramente cavoli amari. Vabbè, ragazzi, ma io sono napoletana, quindi alla fine mi metto sempre d'accordo, cerco sempre di trovare un compromesso, almeno ci provo. Sì, questa è la cantina. Ragazzi, guardate questo aggeggio. Ragazzi, questo sembra veramente la casa del serial killer, dell'enigmista. Ragazzi, questa è la cantina. Guardate qua. No, veramente. Pieno di ragnatele, vabbè che alle ragnatele sono abbastanza abituata. No, ragazzi, che cosa vi devo dire? Una cosa spettacolare. Non me l'aspettavo proprio stamattina. Allora ragazzi, guardate che cosa sto trovando. Qui mi hanno detto che all'interno di questa casa, di questo giardino, sono stati seppelliti dei cani. Vabbè, non sappiamo come sono finiti i cani, nel senso che sicuramente sono stati seppelliti semplicemente per dare loro un luogo di riposo, di serenità. Vi faccio vedere, è abbastanza dove stanno queste, non so se riuscite a vedere, dove stanno questi bastoni di legno. Ogni bastone sicuramente è per un cucciolo. Ragazzi, l'esplorazione è terminata in questo momento, sono molto contenta, molto soddisfatta, non pensavo neanche di riuscire a visitare il camper. Vi ripeto ragazzi, è stata un'avventura suggestiva e inaspettata e si vede comunque dall'abbigliamento, perché io comunque mi trovo qui a Napoli perché vabbè io sono napoletana e vengo spesso comunque dai miei familiari, e nonostante non avessi abbigliamento idoneo e non avessi le attrezzature, perché io ho un semplice telefonino in questo momento, sto facendo tutto con un semplice telefonino. Però ragazzi, non potevo non provare ad esplorarlo. Sì, per quanto riguarda invece la casa che si trova all'interno dove ho visitato il camper, è una casa veramente inquietante. A quanto ho potuto scoprire chiedendo informazioni qui in zona, è una casa addirittura risalente al 1600, appartenuta a una famiglia molto benestante, della quale non si hanno più notizie. Posso solo dire che attualmente questa casa è completamente abbandonata ed è una casa di 3 piani. Io sono riuscita a visitare solo qualcosa del piano terra, in quanto all'interno c'è una porta in ferro completamente chiusa. Sinceramente io non ho trovato accessi per salire ai piani superiori, almeno da quel lato, dal lato dove sono entrata io. Invece dall'esterno, come vedrete nel video, c'è questa scala tutta in ferro, quasi sembrerebbe appoggiata tra i due balconi, tra il secondo e il terzo piano, dove evidentemente salendo si può accedere dalle finestre, però veramente è una cosa piuttosto pericolosa che ovviamente non ho preso neanche in considerazione assolutamente. Ragazzi, spero che vi sia piaciuta l'esplorazione. Vi saluto, ci vediamo presto, per le prossime avventure. Ciao!